ritrovati con il nostro appuntamento del venerdì sera con Politicamente. Torniamo ad occuparci di Riposto e lo facciamo insieme al consigliere comunale Rosario Caltabiano. Benvenuto a Politicamente. Grazie Carmelo, ti ringrazio per, ancora una volta per avermi invitato e saluto i telespettatori. Abbiamo tantissime cose di cui parlare, tanti argomenti da affrontare, anche perché Riposto è sempre molto vivace sotto l'aspetto politico e sono veramente tante le tematiche di cui dobbiamo occuparci questa sera. Partiamo dalla stretta attualità e non possiamo non tornare a parlare del regolamento Tari, che ha infiammato il Consiglio Comunale esattamente una settimana fa, venerdì scorso. È trascorsa una settimana, non si sono esaurite le polemiche, ci sono posizioni diverse. L'amministrazione sostiene che il mancato voto ha comportato un mancato risparmio per i cittadini. Voi sostenete invece che il 3%, 2,91 per essere ancora più precisi, scatta automaticamente in base al regolamento già vigente, sì. E che quel regolamento, invece quelle modifiche al regolamento vadano ancora vagliate e appurate. Appurate, sì, infatti non si placano perché giustamente loro restano ferme sulle loro posizioni. Comunque il problema è sempre quello, noi l'abbiamo evidenziato anche con comunicati stampa, nella mia intervista e anche sul giornale e su tutte le vie mediatiche che abbiamo potuto mettere in campo. Di fatto c'è sempre un problema, che molte delle questioni importanti riguardanti la materia finanziaria arrivano con una tempistica molto ristretta, tipo il giorno prima per il giorno dopo, ed essendo la materia molto, molto complessa, noi abbiamo già chiesto più volte di avere il tempo di approfondire. Tra l'altro la commissione in seduta d'urgenza, quindi quando c'è proprio la necessità di andare in modo spedito, ha ben 5 giorni per approfondire l'argomento. Ovviamente il giorno prima per il giorno dopo ci mette un po' in difficoltà, come abbiamo ribadito più volte, e spero che questo sia chiaro. La variazione del regolamento IUC per quanto riguarda la parte Tari non riguardava assolutissimamente la questione del ribasso, che quello era dovuto ad altre modalità, per esempio esclusivamente per l'allargamento della base imponibile, anche se di poco l'allargamento della base imponibile avrebbe comportato automaticamente l'abbassamento del 2,92%, il 3%, ma invece l'argomento principale di questa proposta era la variazione del regolamento all'articolo 50 che riguardava più o meno le utenze non domestiche e nella fattispecie quelle strutture che hanno superficie superiore ai 10.000 metri quadrati. È una materia complicata. Io lo spiego, dico solo che già l'articolo 50, il regolamento IUC, tra l'altro, è un regolamento abbastanza corposo. Lo abbiamo trattato noi stessi, cioè noi in questa legislatura, quindi questo Consiglio già ha varato questo regolamento. È un regolamento complesso, molto corposo, che espleta tutto quello che in materia tributaria, ovviamente, i problemi che può avere una città. I tre tributi fondamentali sono la Tari, l'IMU e la TASI. E appunto all'articolo 50 per l'utenza non domestica, al punto 1, già è prevista una certa riduzione fino al 50% per le strutture commerciali che possono dimostrare che già di propria iniziativa riescono a portare avanti una certa aliquota di differenziata. Quindi si dovrebbe fare un rapporto tra quello che loro differenziano e quello che è il servizio che invece noi come ente, cioè il comune, porta avanti. In questo rapporto si ha uno sgravio fino al raggiungimento di quel 50%, e comunque il 50% è sempre dovuto per tutto il resto dei servizi che la commissione propone. Quando è che tornerà ad occuparsi di questo tema? Noi lo chiederemo di poter affrontare, anche perché tutto ciò poi si potrà riproporre il prossimo anno, e cercheremo di approfondire in modo adeguato la materia, anche perché lo avevamo chiesto
di poter approfondire la materia di qualche giorno ancora per capire effettivamente perché c'è stata questa necessità. Sulle utenze domestiche, sulle famiglie, sulla Tari diffusa, diciamo così, non si poteva trovare un accordo con la maggioranza? Sì, quello era poteva essere una strada percorribile se non si innalzavano i famosi muri che si innalzano sempre, perché poi si va ad uno scontro, non dico ideologico, ma di muri tra la maggioranza, la cosiddetta maggioranza di governo, e l'opposizione che è rappresentata dai vari gruppi, tra cui anche quello di cui io faccio parte, centrodestra e Forza Italia. Per rimanere nell'attualità, volevo ricollegarmi, consigliere Caltabiano, al Consiglio Comunale di ieri. Ieri si è tornato a parlare di alienazioni, è stato posto l'accento sulle recenti vendite dei garage, che poi veri e propri garage non sono, ancora sono poco più che box auto di Via della Repubblica. La vicenda in sé è particolarmente complessa e sarà discussa anche nei prossimi giorni, però io volevo chiederle un suo pensiero sulle alienazioni in genere. In questi anni l'amministrazione, anche per fare cassa, per ripianare i debiti, ha dovuto vendere diversi certo, beni, sì. Via della Repubblica abbiamo detto, ma anche l'ex ostello, altri beni sono all'ordine del giorno, e spesso le valutazioni fatte sono state anche contestate. Da Presidente della Terza Commissione, qual è la sua valutazione in merito alla politica in questo senso portata avanti all'amministrazione? Allora, la politica portata avanti all'amministrazione, ovviamente, come diciamo quasi tutte le amministrazioni che si trovano in difficoltà, cerca di non tanto di fare cassa, perché poi è anche un termine che non voglio che passi in questo senso, con quel significato, diciamo, con quella accezione negativa, ma è un modo come un altro per poter ovviamente affrontare il bilancio, soprattutto perché i trasferimenti statali e regionali diminuiscono sempre più, sono quasi zero o comunque tendenti a zero, e quindi l'unico modo che ha un comune come quello di Riposto, ma che è la stragrande maggioranza dei comuni della nostra Sicilia, che si trovano in predissesto o comunque con difficoltà finanziarie, mettere nel piano della nazione delle valorizzazioni, perché non dobbiamo neanche sottovalutare l'aspetto delle valorizzazioni, cioè attraverso i propri beni, non solo vendendoli, ma anche e soprattutto valorizzando, quindi cercando di coinvolgere imprese, la famosa cittadinanza attiva, su proposte serie, quindi di poter fare economia con i propri beni. Penso che sia il percorso che oggi come oggi può fare e devono fare i comuni, se non c'è altro modo di poter. Diciamo che è stato sempre detto anche in tema, quando si è parlato del piano di riequilibrio. Perfetto. Quando si è parlato comunque di vari argomenti legati alla situazione finanziaria del comune di Riposto, è stato sempre detto vendere alcuni cespiti è un male necessario. Dove tra l'altro devo dire, questo Consiglio Comunale ha affrontato responsabilmente questo tipo di argomento, cioè in modo, e quindi questa opposizione che ha i numeri, perché in Consiglio abbiamo la maggioranza, non è che ha affrontato in modo ostruzionistico, anzi l'abbiamo affrontato sempre con molta responsabilità, e abbiamo lavorato tantissimo per avere un piano di rientro che di fatto è già in carreggiata, di fatto è un piano abbastanza collaudato, perché in questi anni siamo riusciti a pagare le rate, a portare avanti l'economia e le finanze del nostro comune, e tutto questo bisogna dire grazie soprattutto al lavoro e alla responsabilità dei consiglieri e del consiglio tutto. Le chiedo una battuta anche sulle, perché ad esempio il PD, Carmelo D'Urso, Sebastiano Bergancini spesso hanno contestato le stime, lo hanno fatto per l'ex ostello e ieri Bergancini lo ha fatto anche per Via della Repubblica. La sua opinione in merito sulle stime? Le stime sono state vendute. È vero, sulle stime bisogna stare attenti.
loro è giusto che hanno posto alcuni accenti su, cioè l'accento su alcune stime. E perché è importante la stima? Perché poi su quella stima si avviano le procedure di bando, si avviano le procedure di valorizzazione o di alienazione che siano. Quindi la stima è importante farla in un certo modo, diciamo, abbastanza attendibile, perché su quello si basa poi l'effettiva entrata che potrà fare, che potrà avere il comune. Quindi è giusto che si ponga l'accento su determinate stime. Voltiamo pagina e parliamo di un argomento che l'ha fatta scaldare tanto in consiglio comunale e presumo e deduco che la farà scaldare anche qui nella nostra conversazione, che no, è quello della carta di Pisa, del codice etico dei consiglieri comunali. Argomento che, come dire, stava quasi per passare in sordina, ma che in realtà è entrato prepotentemente nell'agenda politica. Basti pensare, consigliere Caltabiano, che nell'incontro che si è tenuto la settimana scorsa alla biblioteca in via De Maio, tantissimi sono stati i consiglieri comunali che hanno partecipato. Per coloro che non lo sapessero, la carta di Pisa è un documento che è stato realizzato da diverse associazioni, che è un invito agli amministratori degli enti locali a dimettersi quando vengono indagati per determinati reati, prevalentemente reati anche contro la pubblica amministrazione, per corruzione, insomma reati di vario tipo. E questo tema ha scaldato parecchio il consiglio comunale. Lei però è stato molto critico sull'argomento, insomma, sul fatto che debba essere un documento del genere a imporre la linea ai consiglieri comunali. Allora, noi dobbiamo, innanzitutto io ho sposato integralmente il tema portato avanti dalla presidenza del consiglio comunale, che è un autorevole tema, anche perché la dottoressa Di Guardo si può ritenere un'esperta a buon titolo, un'esperta nel settore, quindi abbiamo sposato più o meno quello che lei ha portato avanti. Me principalmente, ma tutto il gruppo, diciamo, del centrodestra. Perché? Perché di fatto noi siamo sotto legge della legge Severino, e che quindi in un certo senso già è un passo avanti rispetto a quello che è la carta di Pisa. Cioè, quando è uscita la carta di Pisa, poi successivamente è stata fatta la legge, e quindi di fatto ha raccolto tutti i principi che sono già inseriti nella carta di Pisa, ma è andata oltre. Noi siamo sotto noi, chi fa pubblica amministrazione di fatto ha tutti i panni stesi al sole nella massima trasparenza. Quindi io sono stato credo, perché a volte io penso che certe cose vengono portate avanti solo per fare portare avanti determinati argomenti che è il solito principio di chi si schiera cioè mettere sempre oggi lato il vento verso l'antipolitica, ecco, è talmente forte, insomma, che io mi sono scaldato per esempio anche quando un argomento banale si parlava dovevamo trattare l'istituzione della consulta sull'ambiente, e c'è stata una proposta portata avanti che escludeva i rappresentanti politici in consulta. Io mi sono scordato, perché il dovere primo di un politico è quello di proporsi per il bene della propria città, ed è quindi tra i beni c'è anche il bene ambientale. Quindi io non vedo perché la buona politica, la politica fatta quella con la P maiuscola, non deve essere si deve avere vergogna a portarla avanti. Su questo io non transigo, perché è stata una mia scelta di vita, cioè io ho fatto politica per scelta di vita, quindi la mia provenienza è nota a tutti, e quindi non è possibile che ci sia sempre chi deve discernere, chi deve separare al di fuori della politica e mettere tra i buoni, cioè discernere e separare i buoni dai cattivi, come se la politica non riuscisse più ad autogovernarsi, ad autoregolarsi. Questo sarebbe come un fallimento di cui noi politici
dobbiamo che le conteste fare il fallimento tutto... che i politici stiano necessariamente dalla parte dei cattivi. Dei cattivi. È un fallimento. Cioè, se noi cediamo a questo tipo di argomentazioni, che esula poi dal contenuto della carta di Pisa, perché ripeto, è condivisibile, siamo tra l'altro sotto l'egida della legge Severino, quindi però se questo deve essere un modo per noi dichiarare il nostro fallimento, a questo io non ci sto, perché la politica deve riscattarsi, deve portare avanti con veramente con molto coraggio, con coerenza, i propri principi, confrontarsi a viso aperto, non è che tutta la dobbiamo pensare allo stesso modo, e questo deve essere la politica. Ci lasciamo per il primo stacco pubblicitario, subito dopo rientriamo con Saro Caltabiano, consigliere comunale ripostese, in studio. Lo staff di Pronto Carni al completo vi invita a gustare le più fantasiose delizie del palato, realizzate con carni e formaggi nostrani di alta qualità. Per i più golosi prodotti tipici di Bronte e Montalbano, salume e salsicce preparati sapientemente secondo la tradizione siciliana. Generi alimentari di ogni tipo, e per chi non si accontenta della solita bistecca, troverete tutti i giorni porchetta, prosciutto cotto e mortadella di nostra produzione. Pronto Carni di Garufi Roberto, via Principe di Piemonte numero 172-174, a Fiumefreddo di Sicilia. Qualità e cortesia. A Giarre è tornato lo storico marchio SNAI, agenzia di scommesse ippiche sportive, con ampia sala VLT. Non più gioco d'azzardo, ma un modo e un luogo legale, sicuro e responsabile, dove trascorrere momenti di puro e sano divertimento da soli o in compagnia. Punto SNAI, centro scommesse ippiche sportive, in Viale Libertà, angolo via Bellini. Un modo alternativo e simpatico per tentare la fortuna. Mai nessuno aveva usato tanto. Cittadella Calzature, per eliminazione totale, sconta tutto fino al 70%. Mai prima d'ora. Adesso risparmi fino al 70% su uomo, donna e bambino, ma solo da Cittadella Calzature, a Mister Bianco, in via Aldo Moro 33. Motivi in più per andare al centro colori Sgro in via Giuffrida, angolo Corso Messina Giarre? Tanti, tantissimi, infiniti. Assortimento di materiali di alta qualità, competenza, simpatia. Trasformeranno l'ambiente in cui vivi nella casa dei tuoi sogni. E poi... 10 motivi in più perché ci sono io. Dai, non perdere tempo, diventa protagonista anche tu. Iscriviti alla nostra scuola di pallavolo in via Rosolino Pilo a Giarre. I corsi inizieranno il 1° settembre e saranno diretti da allenatori di esperienze internazionali, ex atleti di Serie A. Con la New Image potrai partecipare anche tu ai campionati giovanili under 12, 14, 16, 18, maschile e femminile. Per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, i corsi di mini volley in tarda serata, gli over 20 potranno divertirsi insieme. New Image Volley Giarre, veicolo di messaggi positivi. Integrazione, impegno, rispetto, ambizione. Per info telefono al 39 34 53 77 85 oppure tutti i pomeriggi presso la segreteria di via Rosolino Pilo a Giarre. Crescere con noi sarà un motivo entusiasmante. Agriturismo La Pietrantico Monti. Accoglienza, natura e ristoro. È la concretizzazione di un gesto d'amore di un uomo per la propria terra. La nostra è una cucina genuina, con piatti locali della tradizione siciliana cucinati con i prodotti del nostro orto. E per il vostro relax vi aspettano confortanti camere. Sono Alfio, il titolare della Pietrantico Monti, e questa è la mia squadra. Nunzia, Maria Rita, Agata. Vorremmo accogliervi come famiglia.
La caduta dei capelli non è più un problema. Centro Capelli Europeo. Soluzioni d'avanguardia per l'infoltimento dei capelli e il trapianto senza cicatrici. Centro Capelli Europeo. 10 centri in Italia e tutta l'esperienza del nostro gruppo al tuo servizio. Chiama ora 800 91 22 93. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anche io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. Buongiorno, sono venuto a trovare mia zia. Io lo so, già lo so. Sarà il solito posto cupo, buio. Ma sti a Reggia di Caserta. Zia! Zia! Ma sembra la cucina di Masterchef. Ma chi è sto Giauro? Buono. Zia, devo cercare mia zia. Zia! Zia! Ma c'è qui. Ah, lei è il dottore? Centa c'è, perfetto. Posso andare? Zia! Zia, ma questo posto è bellissimo. La cucina, le stanze, ci sono le animatrici, fate le gite, avete pure il dottore, l'ascensore. Te manca solo uno catasciuscia. Zia, ho preso una decisione. Resto qui con te, sei contenta? Villa delle Rose, residence per anziani. Corso Italia 147, riposto. Radio Monte Carlo, chic and pop. Domenica 9 aprile, Giarre torna a canestro. Il basket Giarre insegue il sogno promozione. Alle ore 18 al Pala Cannavò contro la cestistica torrenovese, gara 3 di finale playoff. Chi vince vola in Serie C Silver. La partita sarà trasmessa lunedì 10 su Prima TV. Domenica Giarre torna a canestro. Non mancare. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno a cuore, lo sai, quel sogno cos'è? Rientriamo in studio, seconda parte della nostra trasmissione in compagnia del consigliere comunale di Riposto Saro Caltabiano. Allora consigliere, una battuta devo, sottolineo, chiedergliela sulla vicenda dell'ospedale, perché oggi con un post su Facebook l'infaticabile animatore, portavoce del comitato civico Angelo La Rosa ha attaccato apertamente i consiglieri e gli amministratori in genere del comune di Riposto. Pare che nessuno tra consiglieri e assessore parteciperà alla spedizione palermitana di lunedì mattina per l'incontro del sindaco Dan con l'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi. Chiedo, dicevo prima, devo chiederle perché lei sull'ospedale recentemente in consiglio comunale ha assunto una posizione estremamente ferma. Molti nostri telespettatori conosceranno la richiesta che è stata fatta ai 10 consigli comunali del distretto sociosanitario affinché ciascun consigliere comunale aderisse con una quota di 10 euro per finanziare, possiamo così, le prestazioni di un avvocato per un nuovo ricorso al TAR.
Lei è stato molto critico con questa iniziativa, adesso ci spiegherà il perché. E devo dire il comune di Riposto, il consiglio comunale di Riposto, sia questo consiglio comunale che quello della consigliatura precedente, è stato sempre un po' tiepido sulle vicende che riguardavano l'ospedale. Lei però, sia sulla vicenda, come dire, del nuovo ricorso, ma in genere sulle iniziative, ha avuto sempre una posizione estremamente critica. Sì, io ringrazio il buon Angelo, perché tra l'altro siamo amici, perché è infaticabile, lui la sta portando avanti come una missione della vita, ed è una missione, deve essere una missione della vita dei tanti cittadini del nostro distretto. Era rammaricante, mi rammarico, perché il problema purtroppo secondo me non potrà avere soluzione da qui a breve, anche perché di fatto anche alla luce di quello che sono, a mia conoscenza, per quello che conosco io, i fatti che ruotano attorno al cosiddetto ex ospedale di Giare, è di difficile approvazione quello che si possa ritornare a quello che era la vecchia la gloria che ha avuto l'ospedale di Giare, perché lodevole, aveva dei reparti che erano anche potevano essere annoverati tra eccellenze, ma purtroppo lo smantellamento è stato sistematico, continuo e premeditato. Io sono convinto che tutto ciò risponde a vero, e che dell'ospedale di Giare da tempo già era segnato il destino, che doveva finire così come è andata a finire la vicenda dell'ospedale. Ringrazio, mi hai fatto la domanda per quanto riguarda i cosiddetti 10 euro. Io sono stato critico perché ma è stato condiviso da quasi tutto, diciamo, il consiglio, perché in effetti ho fatto pensare, no? ho lanciato il sasso, come si suol dire. Perché a parte questi 10 euro, possiamo mettere anche 20, 30, cioè se servisse questo lo possiamo fare. Ma la cosa scandalosa, che io non sono riuscito a tenermela dentro, è quello che i comuni, quasi tutti i comuni, penso non ci sarà nessun comune che non spende soldi su incarichi legali, perché tutti i comuni danno incarichi per qualsiasi cosa, cioè lo sappiamo tutti. Si mettono in campo squadre e squadre di legali per portare avanti i contenziosi che vanno affrontati negli argomenti più disparati possibile, e su un argomento così importante che è quello dell'ospedale del distretto di Giare, cioè quindi della salute dei nostri cittadini, le amministrazioni, gli enti, cioè, la burocrazia e la politica non sono riusciti a mettere in campo un incarico ad hoc a formare una squadra di legale, non solo legale, una squadra di legale che potesse portare avanti i ricorsi che giustamente devono essere portati avanti, perché la speranza è come si suol dire, è sempre l'ultima a morire, e noi le dobbiamo tentare tutte. Ed è per questo io faccio un plauso ad Angelo, che porta avanti assieme a tutto il comitato, assieme a tanti cittadini. La posso lanciare, sarà una provocazione? Cioè, parlando della richiesta di 10 euro ai consiglieri comunali, è sempre figlio un po' di quel vento dell'antipolitica di cui parlavamo nella prima parte, visto insomma che i consiglieri hanno le indennità, avendo le indennità insomma almeno le spendano per una cosa utile, come se le indennità fossero un surplus, fossero qualcosa di quasi superfluo. E questo purtroppo è il clima di antipolitica che sta percorrendo tutta la penisola, non dico solo la nostra isola, tutta la penisola da nord a sud ormai è percorsa, anche io dico per colpa dei politici, soprattutto che ci governa a livello nazionale e a livello regionale, che non hanno idea di come affrontare i problemi, di come presentarsi alla gente, e non me ne vergogno di dirlo, perché io faccio politica da tantissimo tempo, da quando avevo i calzoncini corti, come si suol dire. Ed è brutto che le cose non vengono affrontate nel modo giusto, come se la politica non riuscisse a dare più risposte. Dicevo prima, bastava che si riunissero
non so, gli uffici legali dei vari enti, chiedere, preparare una squadra, un'equipe di legali, dare un incarico tra i vari incarichi che si danno, e quindi portare avanti le iniziative che vengono portate avanti. Le 10 euro poi, se serviranno, magari si metteranno, ma non è questo il problema. Io ho posto l'accento su quello che, appunto, così come dicevi tu, come se la politica non riuscisse più a dare risposte. E questo è un fallimento a prescindere da chi, come me, appartiene alla destra o appartiene alla sinistra. Non è un problema ideologico, è un problema della politica nel suo aspetto più generale. Consigliere Caltabiano, un altro tema caldo affrontato recentemente in Consiglio Comunale Riposto è quello del cimitero. Si sta lavorando ad una variante del piano regolatore del cimitero. Per chi non è addetto alla materia, perché è una materia anche un po' complessa, le chiedo un pochettino di semplificare e ricostruiamo anche un po' la vicenda. Nel 2012 l'amministrazione Spitaleri porta avanti un suo progetto di variante. Lei da assessore ai servizi cimiteriali nel 2014 a sua volta propone, aveva in mente anche un'altra sistemazione del campo Santori Ripostese. Adesso in Consiglio Comunale si sta discutendo anche di altre modifiche al sistema delle cappelle e dei loculi. Possiamo spiegare un po' la differenza, cercando di essere quanto più chiari possibili, tra la variante approvata dall'amministrazione Spitaleri, il suo progetto di variante che poi è naufragato per varie ragioni, e quello che adesso sta discutendo il Consiglio, si appresta a discutere nuovamente il Consiglio Comunale? Allora, dobbiamo fare un attimino un passo indietro e partire proprio da quella famosa delibera, mi pare che sia di giunta, del 2012. Il problema è anche formale, cioè nel senso sulle procedure che sono state messe in campo per fare la famosa variante del nuovo cimitero, del quarto cimitero. Noi a Riposto lo chiamavamo il quarto cimitero. Loro l'avevano intesa come una sorta di variante di assestamento. Per loro, intendendo l'amministrazione ospedale. Con i funzionari di allora che hanno affrontato come se fosse una variante di assestamento, quindi piccole modifiche che non alterassero più di tanto l'assetto che era stato dato dal progetto originario, che prevedeva le varie cappelle ai lati, quindi nel perimetro del quarto cimitero, tutte le varie, diciamo, cappelle, sia quelle gentilizie sia quelle comunali, e poi tutta una serie di percorsi all'interno, che prevedevano invece le tombe, quelle, diciamo, le tombe tradizionali a tumulo, diciamo. Io in un primo momento, appunto, avendo avuto la delega agli aspetti ai servizi cimiteriali, ho dovuto affrontare tantissimi problemi. Abbiamo trovato tombe che si allagavano con molta facilità, i canali di scola, appunto, del cimitero tradizionale, del cimitero storico, erano stati tutti otturati via via dalla sabbia vulcanica, quindi non drenavano più le acque piovane, tutta una serie di problemi, e tra questi problemi mi sono ovviamente imbattuto su questa famosa variante, che di subito, cioè quasi da subito, ho capito che non era una variante di assestamento, ma era una variante invece sostanziale, quindi, come tutte le varianti, il tema di pianificazione deve essere affrontata con una delibera di consiglio, non con una delibera di giunta. Quindi io diedi subito mandato agli uffici, che tra l'altro si sono messi a lavorare quasi subito, perché dovevano preparare la delibera, preparare questa variante e portarla più presto in Consiglio Comunale per quello che doveva essere. Tra quella variante a cui aveva dato di cui aveva dato indicazione lei e questa che sta arrivando in Consiglio Comunale, che differenza c'è? No, la differenza non c'è, nel senso, oggi cosa abbiamo, infatti da ieri abbiamo fatto
abbiamo istituito precedentemente, il giorno precedente abbiamo istituito la commissione di studio. Ieri è stato votato il presidente, tra l'altro sono stato eletto presidente ad unanimità dei componenti, e lavoreremo per, già abbiamo chiesto allo stato di fatto un rilievo plani altimetrico che ci dia la possibilità di capire esattamente come sono disposte le quote per evitare appunto allagamenti. Quindi io allora avevo chiesto di attenzionare moltissimo la questione del drenaggio delle acque piovane, il convogliamento, la captazione e il convogliamento al vicino torrente che abbiamo la fortuna di avere, un torrente, il torrente Babbo, un torrente abbastanza importante che, dove possiamo andare a convogliare le acque. Quindi oltre questo, è stato un punto che abbiamo introdotto, c'è stato il lavoro anche della seconda commissione, quella sulla, che si occupa appunto di pianificazione, che ha portato metterà a disposizione il lavoro già fatto, e noi abbiamo portato assieme allo studio fatto tra i gruppi un primo studio fatto tra i gruppi di minoranza alcune nostre proposte che cercheremo di chiederemo di organizzare attraverso questo stato di fatto, cioè lo stato dell'arte ad oggi, come fotografare ad oggi com'è il quarto cimitero, e cercare di dare un'impostazione che non stravolga più di tanto l'assetto originario, ovvero quello di non fare le cappelle troppo vicine tra loro, in modo tale da creare degli spazi angusti. Questo sicuramente sarà evitato, daremo più spazio, cercheremo di dare più spazio alle cappelle pubbliche, e ridurremo le famose tombe monumentali, perché la richiesta va su, la richiesta da parte dell'utenza va, si sposta verso le cappelle comunali e non per esempio sulle tombe o sulle cappelle gentilizie. Ovviamente saranno previste anche questo, cioè bisognerà tenere conto della richiesta dell'utenza, questo è il problema, e cercare di dare spazio, di aprirsi verso questo famoso quarto, il famoso nuovo ingresso, l'ingresso diciamo ovest da quartirello, perché da lì tra l'altro quando sono stato assessore, anche con l'impegno devo dire del sindaco che si è impuntato su questa cosa, siamo riusciti finalmente ad aprire, perché non era neanche questa famosa apertura non era neanche prevista, cioè nel senso era prevista ma non era fruibile, quindi siamo riusciti ad aprire la strada, a completarla, e quindi ad aprire il quarto cimitero dalla parte ovest, da parte di quartierello. Poi per varie vicende che sappiamo tutto questo discorso si è un po' inceppato. Oggi in commissione, con l'aiuto di tutti i gruppi del Consiglio Comunale di minoranza o di opposizione o di maggioranza di governo, quelli che sono il Consiglio Comunale è rappresentato nella commissione, sta procedendo, noi spedito verso un obiettivo che è quello di rendere fruibile. Daremo delle direttive ben precise affinché ci sia una variante che risponda alle vere necessità del pubblico. Tutto l'obiettivo è anche farlo in tempi rapidi. In tempi rapidi, perché tanti... c'è richiesta. C'è questo, molta infatti, richiesta. Ci siamo posti un termine massimo in 60 giorni di esitare le direttive, cercare di esitare le direttive. Lei da assessore è stato assessore anche all'ecologia. Mi ricollego a questo perché le chiedo un giudizio anche veloce su queste prime settimane di raccolta differenziata. Il giudizio non può essere positivo perché hanno perso tempo. È stato detto da chi mi ha preceduto, anche da altri gruppi, per esempio il gruppo del PD che lo ha criticato, anche noi di Forza Riposto, Forza Italia, Forza Riposto abbiamo criticato perché si è perso tempo. Abbiamo avuto la fortuna, anche lavorando con molti sacrifici, di avere, siamo state tra le prime ARO approvate dalla regione. Noi già abbiamo avuto l'ARO approvata nel novembre del 2013,
già noi avevamo il decreto di approvazione dell'ARO, quindi noi già da allora potevamo andare avanti e preparare la gara d'appalto per andare in differenziata. Di fatto l'ente ci è andato lo stesso in differenziata, ma con i decreti provvisori, man mano con le ordinanze regionali del Presidente della Regione, che man mano dava la deroga per portare nello avanti il servizio. Però consigliere, su questi primi però giorni. noi dove è il problema di riposto? Che quello come lo vediamo noi dall'opposizione, che si è perso tempo perché dal 2013 ad oggi non dovevamo aspettare che si concludesse la gara d'appalto, a parte che è partita con un po' di ritardo, ovviamente è stata una gara complessa come tutte le gare di questo genere, i ritardi si sono accumulati su ritardi, però già noi, perché di fatto qual è la critica che facciamo? I cittadini di fatto hanno sempre pagato la differenziata, non è che nel loro ruolo, nel loro tributo c'era anche la parte che andava per la differenziata. Allora perché non si sono creati già delle piccole isole satellite, cioè dei modelli da poter monitorare in modo tale che quando già la gara probabilmente si poteva fare anche un lavoro maggiore sull'isola ecologica, ad esempio, perché riposto, a differenza di altri comuni, alla struttura su cui sì. poter fare anche un certo tipo di lavoro. Noi siamo dotati, uno degli aspetti che ci ha dato la possibilità di avere l'ARO approvata in tempi brevi, che abbiamo fatto una marea di viaggi a Palermo, era quello che noi già avevamo una isola ecologica e di fatto era funzionante, ma dove abbiamo perso tempo è che non abbiamo creato quel sistema anche piccolo per poter portare avanti in modo sperimentale la raccolta differenziata, e così da avere già tutte le problematiche e i problemi che un tale servizio, ovviamente da zero a 100 in pochissimi giorni, invece si stanno ripercuotendo su tutto il servizio generale. Se invece noi avessimo già creato dei servizi pilota, dei servizi modello, già noi sicuramente avevamo la possibilità di aver monitorato quali erano i problemi, e magari i problemi li avremmo mitigati nel tempo ed oggi ci saremmo ritrovati preparati ad affrontare determinate problematiche. Non so se sono stato chiaro, ma è questo quello che noi contestiamo. Tra l'altro i cittadini già la differenziata la pagano da tempo, quindi dovevamo creare questi piccoli, secondo noi, poi invece si è fatto tutt'altro, questi piccoli esperimenti, cioè questi anche su piccoli quartieri, creare il sistema differenziato su piccoli quartieri pilota che servissero solo ad impostare i problemi e a capire quali sono i problemi, in modo tale da poterli affrontare e trovarci oggi preparati quando tutto il servizio ovviamente deve andare a regime. Cambiamo ancora argomento. Martedì saranno consegnati i lavori per la messa in sicurezza del primo bacino turistico. Consigliere, sarà stavolta la volta buona? Io lo spero. La messa in sicurezza in questo caso è solo sulla messa in sicurezza nel senso di non arrecare, se non mi ricordo male, di non arrecare, far sì che non ci sia altro danno da varie mareggiate, quindi tra l'altro se ne sta occupando direttamente la regione con il proprio dipartimento, da qui mi pare a breve, a pochissimi giorni già, e speriamo che il primo bacino purtroppo è diventato qualche cosa che doveva essere un volano per l'economia ripostese, invece si è verificato come se fosse una cattedrale nel mare. E non so che cosa devo dire in merito. Purtroppo ci sono state varie mareggiate che hanno evidenziato criticità strutturali. Più che altro lì resta da capire, lei anche da tecnico probabilmente può dare anche una risposta anche più precisa, se basteranno
degli interventi di messa in sicurezza, se questi interventi della regione basteranno oppure sarà necessaria la realizzazione di un nuovo molo pennello per proteggere i pontili, capire se ancora questi pontili sono adeguati o bisogna già progettarne di nuovi, se sono già stati usurati nonostante non siano stati di fatto mai utilizzati. Insomma, adesso sì. Resta da capire se sarà possibile comunque accorciare i tempi. Allora, i pontili sono stati abbastanza danneggiati nel corso delle varie mareggiate, non so, questo non lo so, bisogna vedere o magari sentire qualche esperto. Anche se sono tecnico mi occupo di altro, però ovviamente i problemi dell'ingegneria civile si devono perlomeno capire per poterli affrontare e ricorrere ai vari esperti in materia. E io appunto, anche quando sono stato assessore, ci siamo occupati di questo, perché ce la siamo ritrovati come un problema che l'ente se l'è ritrovato. Lo stavo dicendo prima, si sono evidenziate delle criticità, tra l'altro strutturali. Io, tra le cose che ho fatto, ho cercato di non far perdere quel famoso finanziamento che era una parte del vecchio finanziamento che era stata riscritta in bilancio alla programmazione, appunto per cercare di fare delle opere che potessero, delle opere di protezione che potessero mitigare questo problema dell'onda alta all'interno del bacino, che è questo il problema. L'abbiamo fatta iscrivere in bilancio per ben due volte, ovviamente parlando con i funzionari della regione. Mi pare che ad oggi questo finanziamento non ce l'abbiamo più, perché poi tra l'altro la regione, con le varie problematiche che hanno, i finanziamenti li hanno anche ridotti di molto. Comunque resta da capire adesso, resta da capire nei prossimi mesi, insomma, che tipi di interventi sarà possibile effettuare. E che tipo di intervento, più che altro all'ingresso, all'imboccatura del porto, perché è da lì che entrano le onde che poi si riflettono all'interno del bacino, creando quell'amplificazione d'onda che poi porta a una certa altezza d'onda che non è più ammissibile per quel tipo di pontile che noi abbiamo nel primo bacino, e questo è il problema. Ci lasciamo per il secondo stacco pubblicitario, poi rientriamo con il finale della nostra puntata con Saro Caltabiano, entreremo più nel cuore delle tematiche politiche. Restate con noi. Quando arriva il momento di assumere i tuoi medicinali e ti accorgi di esserne rimasto senza, puoi scegliere di affidarti a FarExpress. Chiama il numero verde gratuito e attraverso una semplice telefonata provvederemo a ritirare la ricetta dal tuo medico, acquistare i medicinali nella tua farmacia di fiducia e a consegnarli direttamente presso il domicilio da te indicato, evitando così le lunghe attese. Affidati a FarExpress e la salute bussa alla tua porta. Il servizio Far Express lo trovi a Giarre, nella sede centrale di via Massimo D'Azeglio numero 33, e nelle sedi zonali a Piedimonte Etneo in via Umberto numero 127-129 e a Mascali in via San Giuseppe numero 136. La tua casa dei colori si chiama Centro Colori Store ed è il più grande negozio di ferramenta e colori a Catania, e adesso anche a Giarre. Troverai tutti i vari tipi di materiali per la ristrutturazione e decorazione della tua casa. Inventa il tuo stile, dando libero sfogo alla tua creatività col sistema tintometrico e spettrofotometrico, scegliendo la tinta adatta. Offre una completa assistenza e consulenza ai propri clienti. Realizza stampe di grandi dimensioni, bordi decorativi e carta da parati personalizzata. Realizza anche elementi decorativi come rosoni, cornici e bordi in gesso su misura, con colori personalizzati. La magia di colori ti aspetta a Catania in via della Concordia 142 e a Giarre in via Luigi Sturzo 34. La caduta dei capelli non è più un problema. Centro Capelli Europeo, soluzioni d'avanguardia per l'infoltimento dei capelli e il trapianto senza cicatrici. Centro Capelli Europeo, 10 centri in Italia e tutta l'esperienza del nostro gruppo al tuo servizio. Chiama ora 800 91 22 93. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anche io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo.
Il Comune di Caltabiano e l'Assessorato alla Cultura vi invitano al Cineteatro Comunale per seguire la stagione teatrale 2017, teatrando e non solo. Un programma ricco di appuntamenti serali, tanti gli spettacoli di intrattenimento culturali, teatrali e musicali. Ogni domenica dal 19 febbraio al 30 aprile. Buon divertimento! Ingresso libero al Cineteatro Comunale di Caltabiano, via Vittorio Veneto 26. Direzione artistica di Zeni Eventi e Turismo. L'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari, costituito dal Liceo Classico con sede centrale a Giarre, dal Liceo Scientifico Linguistico di Lingua Glossa, dal Liceo delle Scienze Umane di Riposto e Castiglione di Sicilia, compie 130 anni di attività. Un'attività che si prefigge di realizzare pratiche educative e formative volte a promuovere la persona umana e ricollocare l'uomo contemporaneo in una civiltà più umanamente fruibile. Tanti progetti previsti di interesse nazionale nel periodo da gennaio 2017 a maggio-giugno 2018. Dall'anno scolastico 2017-2018 a Lingua Glossa è attivo l'indirizzo di Scienze Applicate. Venite numerosi a visitare le nostre sedi, perché il futuro ha un cuore antico. Il Liceo Classico a Giarre in via Padre Ambrogio 1, il Liceo Scientifico Linguistico a Lingua Glossa in via Vignazza 1, il Liceo delle Scienze Umane a Riposto in via Francesco Crispi 40 e a Castiglione di Sicilia in via Guglielmo Marconi vi aspettano. Il Comune di Piedimonte Etneo, con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, retto da Anthony Barbagallo, organizza la Pasqua 2017. Nei giorni della Passione, della Morte e della Resurrezione di Cristo, musica, teatro, poesia, arte e devozione passano dal 10 al 16 aprile per la Pasqua 2017 da Piedimonte Etneo, dove fede, spiritualità e cultura si uniscono in un percorso di eventi tutto da seguire. Dal 28 aprile al 1 maggio a Mascali c'è Divinus, il trionfo del Nerello Mascalese. Quattro giorni di degustazioni, prelibatezze dello street food e un programma ricco di spettacoli con Carlo Caneba e Carmelo Morgia. Un evento dove si mescolano odori e sapori dei nostri prodotti tipici della contea di Mascali. Divinus, dal 28 aprile al 1 maggio a Mascali, per far conoscere la nostra terra prendendovi per la gola. Organizzazione a cura di Sole 20 e Fenomeno Animazione. www.eventodivinos.it. Radio Monte Carlo, chic and pop. Per diventare il migliore lo si chiamava il campione. Solo chi sogna può volare. Mercoledì 12 aprile alle ore 16 allo stadio Luigi Averna a Torre Artirafi, la Russo Calcio prova a scrivere la storia nella prima partita di semifinale di Coppa Sicilia contro il Ganci. Mercoledì 12 aprile tutti all'Averna a tifare Russo Calcio e giovedì 13 aprile alle 21.30 la partita sarà trasmessa su Prima TV, perché solo chi sogna può volare. Rientriamo in studio, ultima parte della nostra trasmissione in compagnia del consigliere comunale ripostese Saro Caltabiano.
quest'ultima parte parliamo un pochettino di politica, un po' più spiccia, perché abbiamo affrontato tanti argomenti, abbiamo anche approfittato delle sue competenze tecniche anche per sviscerare al meglio tanti temi che riguardano la vita cittadina ripostese. Adesso parliamo un po' più di politica. Abbiamo fatto riferimento anche alla sua esperienza da assessore nel primo anno e mezzo dell'amministrazione Caragliano. Questo matrimonio è terminato per varie ragioni, lei ha deciso di intraprendere un percorso politico diverso andando all'opposizione, però possiamo dire, Saro, che un po' di amaro in bocca ti è rimasto per come si è conclusa questa esperienza, perché tu da uomo di destra, di centrodestra, per quei pochi che non ti conoscessero, riepiloghiamo anche un po' la storia politica di Saro Caltabiano, nasce con Azione Giovani, poi Alleanza Nazionale, il PDL, insomma sei stato uno degli uomini di destra forse anche più conosciuti del nostro territorio. Dopo quasi 40 anni di centrosinistra a riposto, fatta eccezione per la breve esperienza Mirone, di fatto la vittoria di Enzo Caragliano nel 2013 aveva aperto la strada, diciamo, ad un'amministrazione nel suo formato classico di centrodestra. Questo esperimento però, insomma, è naufragato, anche perché, insomma, il colore politico dell'amministrazione Caragliano si è un po' modificato col tempo, e quel suo sogno del centrodestra nella forma classica che potesse amministrare il riposto è naufragato. Nonostante oggi, insomma, lei stia già lavorando per un progetto politico nuovo, possiamo dire che un po' l'amaro in bocca le è rimasto. Certo, ovvio. Sarei, diciamo, bugiardo non sarei onesto con me stesso, ma con i miei concittadini, a negare questo. Ovviamente, come hai ben detto, per noi doveva rappresentare una sorta di riscatto, non solo, diciamo, politico, ma anche sociale. Nel senso, tu sai, come anche penso gran parte dei nostri telespettatori, la destra storicamente è sempre stata relegata come una forza politica prettamente di opposizione. Io faccio parte invece di quella, assieme alla comunità militante di cui mi onoro di rappresentare e di far parte, ci siamo posti fin da subito, quindi fin da quando eravamo piccoli, come una forza politica che non necessariamente doveva fare solo opposizione, ma una forza politica che potesse un giorno arrivare al governo e dimostrare di saper governare e di essere pronti per i nostri cittadini a governare, e quindi a dimostrare quanto noi valessimo. E questo che con la candidatura del sindaco Caragliano, per quanto riguarda la mia parte politica, la mia comunità militante di cui faccio parte, per noi era quello là, avrebbe rappresentato quello. Per tanti motivi non si è potuto andare avanti, anche perché è stato un problema fin dal primo giorno del mio assessorato. Anche se io ho lavorato tantissimo, ho lavorato nel rispetto di tutti del mio ruolo istituzionale, e me lo hanno riconosciuto anche dagli scranni della sinistra, la mia coerenza politica, il mio modo di pormi all'interno del Consiglio Comunale, ma non sono stato né capito né tantomeno accettato fin dal primo giorno dai miei compagni di cordata. Da qui poi, anche perché ci sono state varie introduzioni di elementi politici che col centrodestra non avevano più, non hanno mai avuto nulla a che fare, si è modificato il colore dell'amministrazione, le discrasie e le incomprensioni sono aumentate a tal punto che io ho scelto, coerentemente con la mia parte politica, di proseguire quel percorso, però ovviamente all'opposizione, nel rispetto del mio ruolo. Un attimino, mi scuso se ti interrompo, e ci tengo a dire comunque la mia esperienza è stata un'esperienza bellissima. Io non
rifarei tutto dal primo minuto all'ultimo, mi sono speso tanto. Comunque ringrazio anche il sindaco Carigliano che mi ha dato questa possibilità, anche se piccola, di poter dimostrare quanto noi della destra, di questa destra, di quello che io rappresento, valiamo. Senza nessuno, non bisogna vergognarsi, non è diciamo superbia, ma è perché abbiamo tanta passione e tanta voglia di cambiare le cose, di portare avanti quella famosa politica che noi siamo convinti che con gli uomini giusti si può fare. Oggi soprattutto per le città tipo Riposto, per le cittadine tipo Riposto, non si può più parlare di grosse coalizioni, perché la legge elettorale, come tu ben sai, è cambiata. I progetti politici ovviamente porteranno ad altro, perché ci sarà... Su questo ora ci arriviamo, però Saro, ti volevo, come tu prima usavi con un linguaggio tipico anche del mondo della destra, parlavi di comunità di destra, l'impressione che però ha Riposto più che in altre parti quel mondo, diciamo il vecchio circolo di AN si sia disgregato, ognuno ha preso strade diverse. Io la chiamo la famosa diaspora. Una vera e propria diaspora. Oggi sta provando nel suo piccolo a riunificarla il suo collega consigliere comunale Carmelo D'Urso, che ha aderito a Fratelli d'Italia. Forse poteva maggiormente provarci lei? No, noi quando abbiamo fatto quel famoso contenitore che abbiamo chiamato Forza Riposto, era per aggruppare, far sì appunto che non si disperdessero varie forze del centrodestra che man mano per varie vicende sono uscite dalla maggioranza, ma ci rivolgevamo anche a coloro che ancora erano in maggioranza. Il nostro disegno, il mio disegno era quello di raggruppare tutta la destra. Cioè, l'impressione è comunque ormai creare, ognuno sta andando per la propria strada, lei con Forza Riposto e Carmelo D'Urso tra virgolette junior con Fratelli d'Italia, Luigi Facchi vorrebbe ad esempio riaggregare Forza Italia, vorrebbe provare a riorganizzare Forza Italia. È ovvio, cioè ognuno, insomma, l'impressione che ognuno sia andato ormai per la sua strada, non ci sia più nulla da fare. No, io non mollo su questa cosa, anche perché la destra ha vari rappresentanti che deve riuscire a coagulare assieme. È ovvio che su Fratelli d'Italia cercheremo poi, soprattutto noi di Forza Italia, ma tutto anche Forza Riposo, cercheremo di avere un colloquio, se con Carmelo D'Urso non sarà possibile, con i suoi diciamo rappresentanti catanesi, a livello catanese o a livello diciamo provinciale, riusciremo un po' a sederci e vedere di creare quel contenitore che poi in un confronto serio e onesto cercheremo di portare avanti un progetto politico, che vediamo come si dovrà portare avanti appunto questo progetto politico. Il progetto politico, di fatto, anche lei prima facevi riferimento prima alla legge elettorale, al maggioritario secco che riguarderà anche Riposto l'anno prossimo, di fatto è già nato. Scherzosamente lei con ormai gli alleati del PD parlate di modello Pedara, insomma a Pedara diciamo il PD e Forza Italia amministrano insieme ormai da anni, e diciamo insomma che sul Riposto si vorrebbe ripresentare un modello del genere. In realtà Forza Riposto poi non comprende solo Forza Italia, solo Forza Italia, ma ci sono anche altri moderati riconducibili, tutto diciamo riconducibili sempre diciamo nell'ambito del di fatto questo nuovo progetto politico, possiamo dire, è già nato al di là di tutti gli steccati. Sì, io diciamo per ora, così come ha detto anche il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, che è l'avvocato D'Urso, ma anche autorevole esponente come Bergancini, per ora si tratta solo di, ovviamente perché siamo all'opposizione, nell'interesse della città su determinati argomenti cerchiamo di confrontarci, e questo è un confronto che ci tengo a dirlo, ognuno dalla propria parte, con le proprie esperienze, con la propria idea di politica e quindi anche di partito, si confronta in modo chiaro con gli altri, e poi da lì a volte si esce uniti, a volte ci sono state alcune vicende che con alcuni rappresentanti di Futura Riposto, il consigliere Cidio, a volte non siamo d'accordo, ma anche con altri consiglieri, diciamo l'importante è che ci sia un confronto, perché il confronto
Comunque la SPD Forza Riposto non sembra più in discussione. No, questo diciamo ad oggi su determinati argomenti non dovrebbe, anche perché si sta provando questo Forza Italia PD su tanti, su altri tanti comuni, perché la lista è secca, non, e a volte è meglio portare avanti qualche, diciamo, pensare di portare avanti, però non lo so, perché anche nel PD dovranno fare loro una discussione interna, loro come noi la dobbiamo fare all'interno della nostra parte, quindi poi vediamo. Però a volte creare dei programmi di buon governo al di là delle proprie appartenenze è la cosa migliore per la città, anche perché sia dal centro-sinistra prima di Enzo Garagliano, sia il centrodestra con Enzo Garagliano, dal punto di vista partito, dal punto di vista ideologico, sono naufragate, perché di fatto poi si sono i colori si sono un po' mescolati, sia dal quando c'è stato Spitaleri, sia quando c'è stato, c'è ora Garagliano. Quindi anche loro non sono il centrodestra, sono una cosa diversa dal centrodestra o dal centrosinistra. Ormai insomma si devono costruire alleanze programmatiche. Là hanno, per esempio, Fratelli d'Italia, mi dovranno spiegare come fanno a stare con il rappresentante del Megafono o di una determinata sinistra che hanno all'interno di quella maggioranza. Oggi purtroppo la politica ha portato questo, però nelle piccole realtà, certo Riposto non è proprio piccola, ma non è neanche Napoli, non è neanche Palermo, non è neanche Roma, è una realtà che questi esperimenti potrebbero portare ad un buon governo, che è quello a cui tutti tendiamo se facciamo la buona politica. Io ringrazio il consigliere comunale Saro Caltabiano per essere stato con noi questa sera. L'appuntamento con Politicamente tornerà tra due venerdì, ci fermeremo per il Venerdì Santo la settimana prossima. Io vi ringrazio per averci seguiti anche questa sera e vi rinnovo l'appuntamento con la nostra informazione quotidiana del TG di Prima Notizia alle ore 14 ogni giorno. Grazie e buona serata. Grazie.